lei dove abbia innanzitutto? Dove ce l'aveva la casa? Io, ha Coppito. No, lo aveva. Adesso? In affitto. Attualmente però sono alloggiato a Marichiaro, a Roseto. Sì. Sì. Siccome i nostri, le bambine e le nipotine sono nel mio censimento dal momento, perché la mamma siccome lavora, le nipotine sono messe nel mio censimento. Sì, nel mio censimento dal 2009, dal momento in cui sempre state con me. Ora le bambine l'hanno rinnovato il corso fino alla fine dell'anno scolastico. A me, nonostante che le bambine non potevano stare da sole, loro mi hanno tolto la convenzione, che non era... Non è quando giusto. Deve lasciare, secondo... No, noi l'abbiamo lasciato. Già, quindi è perentorio, dovevate uscire. Il signore dice che ha avuto un infarto poco tempo fa, ha la pressione alta e si sente male. Adesso noi lo portiamo in ospedale. Ok? Lo stiamo caricando e lo portiamo... Ci iscriviamo. Signora, vuole andare con noi? No. Per il momento no. Al dove abitiamo nella... Dice, guardi che lei pasta i bambini ma continuano a mangiare. Non mi muovo di qua se non vedo il bicchiere per te. E la motivazione? Perché voglio provvistare. A seguito? A seguito che le istituzioni abbandonano i cittadini. Sì, ma il perché? Il motivo? Ma ha fatto qualcosa a voi? A noi cosa ha fatto? Sì, siamo senza casa. Senza soldi e non abbiamo dove dormire. E siamo nell'altro. Sì. Quindi io voglio spiegazioni. Dal viceprefetto, dal sindaco, voglio spiegazioni. E voi avete fatto normalmente le normalmente abbiamo tutte le carte messe. Io devo dare le spiegazioni, ma me le devono dare loro a me. Il suo nucleo familiare da quante persone è composto? Sono io e mio marito. Per aiutare mia figlia, altrimenti non potrebbe lavorare, io vado pure alle due bambine che stanno, la maggior parte del tempo stanno anche con me. Ma quanti anni hanno? Il censimento sono le bambine, diceva suo marito. Sì, prima. Dal terremoto stanno con me, perché altrimenti come le posso giustificare, poi carico una cosa normale, credo, no? Quanti anni hanno le bambine? 13 anni e 6 anni. Ma suo marito è malato? Sì. Che cos'ha? Cardiopatico, diabetico, iperteso. Ma se dovesse arrivare qualcuno delle istituzioni preposte, lei si scioglierebbe? Se mi danno delle risposte che mi soddisfano, voglio sapere cioè io questa perché. Notte lei dove potrebbe andare a dormire? Io qua. Non ha casa, non ha alloggio, no. Nulla, parenti? No, perché mi sono trasferita all'Aquila perché per lavoro di mio marito. Io, mio marito e i miei tre figli. Sempre più di 30 anni fa. 30 anni fa? Più di 30 anni fa, nel 1981. La sua richiesta? La mia richiesta è capire perché nessuno si muove. Dove stanno queste cavole di istituzioni? Cioè, la gente non perché deve essere costretta a fare questo? Hai occupato questo map, sì. A Paganica sono tutti map vuoti, sì. Come sei non assegnati. Non assegnati. Come sei arrivata a conoscere che c'erano questi map e come hai fatto ad entrare e con chi sei e perché stai facendo questo? Allora, ho saputo perché, ripeto, io giro, sapevo che mia figlia la grande faceva l'ultimo esame orale ieri e che oggi dormivano per strada. La signora Luisella dell'SGA ha mandato un foglio scritto dal Mare Chiaro che non dovevano più dare a mangiare neanche alle mie figlie, oltre ai miei genitori. A Roseto in albergo? Sì. In quanto sì. D'oggi hanno finito gli esami? Ieri hanno finito la grande, grande. Sì. Sì. Come sei entrata qua e che cosa hai intenzione di fare? Io resto qua, mi auguro che mi attaccano tutte le altre utenze, anzi chiedo al sindaco che mi apre sia l'acqua e tutto quello che mi serve, la luce, ringraziamo a Dio c'è. Perché a te non ti aspetta niente? Perché per loro io avevo, ripeto, un contratto di affitto, no scusate, un comodato d'uso, pagavo 200 euro in nero, e il padrone di casa l'ha riaffittata la casa e io ho perduto la convenzione e per loro non mi aspetta niente.
comunque tu sei cosciente che questo è contro la legge, e che verranno a portarti fuori. Sì.